Anche se siamo a Pasqua, torniamo indietro di qualche settimana, più o meno all'ultima cena. Ecco, qui. E che ci facciamo di nuovo nell'ultima cena? Ma niente, vediamo bene il momento in cui Giuda esce dal cenacolo per tradire Gesù. Perché, secondo le parole di Gesù, è proprio quello il momento in cui il figlio dell'uomo viene glorificato. Ma i gusti di Dio. Cioè, la sua gloria consisterebbe nella coltellata alle spalle di uno dei suoi migliori amici. Che è assurdo. Però, se magari lasciamo finire il discorso a Gesù, forse scopriamo che quello è il momento della gloria non tanto per quello che fa Giuda, ma per quello che fa Gesù. E che fa Gesù? Ama Giuda incondizionatamente, cioè senza condizioni. Mica è un caso se proprio nell'ultima cena Gesù ha lasciato il famoso comandamento nuovo: che vi amiate l'un l'altro come vi ho amato io. Tu mi dirai, ma c'era bisogno di dircelo che dobbiamo amarci? Sì, perché come amiamo noi? Con riserva. Non si sa mai. Cioè, siamo tanto gentili, tanto disposti ad accogliere, tanto pazienti anche su certi sbagli che la gente commette. Ma se ad esempio c'è un tradimento, non lo so quanto regge il nostro amore. Non lo so. Ecco, Gesù mica ci ha detto di amarci così, come amiamo noi, ma come ha amato lui, che c'è leggermente differenza. E difatti, come ama Gesù? Con Giuda, che lo tradisce. Giuda! Sai, adesso ti svelo un segreto. Gesù poteva benissimo fermarlo a Giuda, poteva spiegargli cosa stava combinando, perché lo sapeva, poteva dirglielo che non se lo sarebbe mai perdonato, poteva convincerlo che rischiava il suicidio, ma non lo ferma. Perché è matto? No, perché così ti ama Dio, lasciandoti libero di sbagliare. Non ti impedirà mai di combinare tutti i casini che vuoi, perché magari ci ha pure provato a dirtelo, come sicuramente ci avrà provato con Giuda, ma tanto non ascolti, e allora aspetta che ti rompi la testa da solo? In altre parole, il nostro amore, sì, bello e coinvolgente quanto ti pare, ma non lo so quanto lascia libero l'altro di commettere errori, eh? Infatti, appena l'altro sbaglia, subito tendiamo a buttarlo fuori dalla nostra vita. Peccato che Dio, sta cosa, con te, non l'ha mai fatta. Anzi, è proprio da quell'errore che hai commesso, madornale e imperdonabile, che riparte un nuovo modo di amare, che non è certamente il nostro, ma il suo. L'amore di Dio.